Renato, buongiorno. Quando ha cominciato a lavorare in miniera? Giorno di San Valentino nel 1985. Entrare in questa miniera, la fortuna mia è stata che non ho mai avuto paura, mai avuto paura. Cioè sono entrato dritto, affascinato all'inizio, perché ricordavo, io quando ero piccolo guardavo uno sceneggiato per ragazze, le grotte del magico Alberman. In pratica io guardavo, quando sono entrato in miniera, pensavo a quel tipo di filmato che facevano allora quando io ero piccolino, e mi affascinava. A un certo punto d'estate c'erano i gavettoni fuori dall'orario del lavoro, quando si rientrava a casa con le macchine, il finestrino aperto, allora non c'erano, si alza vetre. Allora si approfittava di buttare l'acqua o secchi quando si sorpassava dentro le macchine. Non riuscivano a bagnarmi. Allora mi aprirono l'armadietto, misero un elmetto pieno di acqua. Quando io aprii l'elmetto mi bagnai tutto. E questo diciamo erano degli scherzi, perché si riuscivano ad aprire gli armadietti. Allora chi faceva sparire le scarpe, gli metteva la carta. L'unica cosa che proprio ogni tanto che pigliavamo con i superiori era l'aria, perché a volte la situazione meteorologica che si svolgeva all'esterno della miniera, questo andava a influenzare si creava una cappa anche dentro la miniera, che non era facile, perché ci sono tanti pozzi di riflusso, diverse pozze di riflusso, per cui l'aria usciva. Però se la condizione ambientale in quel momento era particolare, si rifletteva anche all'interno della miniera. Non era facile il defluire di questa polvere, di questa lì magari avevamo qualche io l'ho avuto qualche cosa con il capo servizio, però giustamente anche loro si adoperavano perché questo non accadesse. Qualche incidente a livello di qualche mano, qualche dito che magari si infortunava, i grossi incidenti, per fortuna, no? Solo uno che allora saltarono le dita, però insomma cose che possono accadere, diciamo. Qualche rischio c'è. Non è che forse per i miei figli non sarei proprio felice se optassero per questa opzione. C'era sempre qualcosa, qualche scherzo. La cosa più, diciamo, che ricordo più facilmente era dove c'era l'orologio per timbrare. E si aspettava l'ultimo minuto per timbrare, allora dietro lo scappellotto alla persona anche più anziana o al ragazzo più giovane, scherzi di Dago di questo tipo. E c'erano due stanze dove ci si cambiava, e una stanzetta più piccola. Siccome era più piccola, c'era sempre chi magari aveva più premura ad andare via, allora si aspettava l'ultimo minuto per timbrare lo scappellotto, non lo so, chi, le persone più anziane portavano la coppola e allora gliela mettevamo davanti agli occhi. Uno scherzo, diciamo, lecito e anche simpatici. C'era qualcuno che magari si incazzava, qualcuno magari la prendeva bene. Io non mi sono bisticciato mai con nessuno, perché mi piaceva fargli gli scherzi, e quando li facevano a me li accettavo, li dovevo accettare, perché era normale la cosa. Perché se non ti vuoi bisticciare, li devi fare, li devi ricevere. È una cosa molto bella che mi ricordo, anche gente molto più anziana, gente che ora magari non c'è più, e nessuno pretende, anzi nessuno voleva il lei. Ci davamo con tutti il tu, e il vossia, magari essendo siciliani, il vossia lo davamo proprio alle persone più anziane,
anche gente che ancora viva, ma che era molto, ma molto più anziana di noi. Non lo so, io avevo 25 anni, allora uno a 60, 50 anni mi sembrava anziano, ora io ne ho 60 e mi sento ancora giovane, anche se non ci sono più, non lo sono più, e quindi... Facevamo dalle 7 il primo turno, dalle 7 alle 3, il secondo turno dalle 3 alle 11, il terzo turno dalle 11 alle 7 di mattina. E quando ero giovane mi sembrava una passeggiata. Poi l'abbiamo fatto in secondo tempo di nuovo al terzo turno e ti dico che pesava moltissimo, ha influenzato anche la mia scelta al momento che sono riuscito ad andare via, sono andato via anche perché non sopportavo più il lavoro di notte. Cioè tu fai una settimana che hai sempre sonno, vorresti stare sempre a letto, arrivi a letto e non puoi dormire, quindi ti devi alzare perché altrimenti ti innervosisci e poi diventa peggio, e quindi ti alzi, magari vai in campagna, poi arrivi là e ti secca, devi fare tutto, te ne tornavi a casa, ti rimetti di nuovo il letto, e se forse magari ti fai mezz'ora di sonno, forse sì, forse no, ti devi rialzare, insomma cominci a scombussolare tutto, sia il mangiare, insomma tutto, la digestione, insomma ti scombussolava tutto il turno di notte. Secondo me non beato chi ci riesce, anche perché noi facevamo 5 giorni consecutivi di notte e il lunedì era pesante, ma il martedì, il mercoledì, il venerdì era pessimo. Queste armadietti sono arrivate dopo in secondo tempo, prima le portavano nuove perché era una realtà più piccola, poi con tutte le... agli spogliatoi, poi sono involate pure queste delle cooperative che erano negli spogliatoi insieme a noi, e c'era richiesta sempre di armadietti, il cambio dei vestiti, la mattina arrivavo, mi cambiavo, mettevo la tuta da lavoro, l'elmetto, ma niente, si scherzava sempre del pallone, che non si pensava al lavoro, si pensava... E poi una volta che... entri tutti i giorni là, è come se fosse a casa tua. Vabbè, come gli spiegavo poco fa Vittorio, abbiamo due armadietti, di uno ci teniamo, almeno io, ci teniamo i vestiti quelli per il lavoro, gli indumenti che usiamo per lavorare, quindi la tuta, l'ermetto, la lampadina, scarponi, tutto l'accessorio per... E poi nell'altro armadietto uno lo tiene più sistemato, gli mette i vestiti, tipo io a lavorare per dire ci vado così, poi mi cambio, quindi ce l'ho più pulito, c'è pure l'accappatoio, perché poi appena finiamo di lavorare, la prima cosa subito a spogliarsi come il vento, infilare gli indumenti nell'armadietto quello sporco, farsi la doccia e uscire di nuovo puliti. E di altro? Vabbè, poi con altri due abbiamo la cosa che ogni vacanza che facciamo ci portiamo la calamita e quindi abbiamo le calamite di tutti i posti dove andiamo, per dire, va, una scelta. Che ne so, di Roma, Norvegia, in base a dove uno va. Nel tuo che calamite? Quella del Papa, Norvegia, Rimini, Vulcano. E la prima cosa che si parla il lunedì mattina è quella. Appena uno arriva negli spogliatoi, prima di cambiarsi c'è lo sfottò, in base alla tua squadra che cosa ha fatto. Io tipo Juventus, quindi accanto c'è quello che ti fa Inter, accanto c'è magari quello che ti fa Milan, e quindi giustamente un po' di sfottò c'è. Mentre che fai la doccia magari ti cambiano il lucchetto, oppure prendono gli scarponi e te li mettono fuori, oppure prendono i lacci e te li attaccano più volte, così quando poi te devi mettere devi perdere tempo. A me, mentre che magari si fanno la doccia, gli apri la porta, gli butti, che ne so, un secchio d'acqua fredda, per dire, in pieno inverno. Questo qua, questi sono i tipi, gli scherzi che facciamo. E la cosa più bella e la cosa più brutta, chiedevo a voi del lavoro in Milano. Più bella? Il primo stipendio. Ah. Pure magari fuori abituato che magari lo prendevo ogni tanto qua, ogni mese c'è, cioè, la cosa più brutta 3 anni fa l'incidente, quando ha preso fuoco una pala, io mi trovavo al di là della pala e sono rimasto intrappolato più di un'ora e mezza, però alla fine è tutto andato bene. Hai avuto un po' di paura all'inizio, sì, perché ho pensato gagliavo sorge. Invece dico, no, alla fine pure gli altri 3 miei colleghi hanno fatto la stessa strada che volevo fare io, ci siamo incontrati e quindi
Certo, poi quando uno è arrivato fuori, ambulanza, vigili, tutte le persone fuori già a casa lo sapevano, dicendo, poi un po' l'attenzione è salita. Non me l'aspettavo, però dico, alla fine tutto è andato bene. Quindi può capitare anche che un mezzo prende fuoco? Sì, è capitato, io mi trovavo dall'altra parte, non potevo uscire. Subito quello che era sopra la pala è andato a chiamare aiuto, solo che non potevano passare, perché poi si è creato un muro di fumo nero e quindi non potevi andare al di là di dove mi trovavo io. Mi raccontano che l'incidente è stato verso le 5, io l'ho capito verso dopo tre quarti d'ora, che, perché sentivo un po' di puzza di bruciato. Mi avvicino verso il luogo dell'incidente, ho visto questo muro nero, se qualcosa sta prendendo fuoco, però non sapevo che cosa, poteva essere una pala, un camion, non so cosa poteva essere. Allora lì per lì tipo, ho detto, ora cosa faccio? Fortunatamente ho preso un'altra strada, nel frattempo in lontananza vedo tre colleghi miei con la lampadina che gridavano. Siccome appena mi hanno visto mi hanno abbracciato, loro erano bianchi, tutti sudati, fuori c'è l'inverno, già a casa lo sa, c'è l'ambulanza fuori, i vigili, tutti sono fuori, a un'ora e mezza che ti cerchiamo, già tutti ti stanno per disperso, Facebook pieno, disperso, cioè alla fine stavo lavorando, sì, e poi giustamente poi quando siamo usciti fuori che ho visto tutti i ragazzi che magari hanno fatto... sospiro, quello di sollievo, giustamente un po' mi sono emozionato e lì mi sono sentito più male, fuori che dentro.